Gesù è capitolo 2. Or Gesù è figlio di Nun, mandò segretamente da Sittem due spie e disse loro: andate, esaminate il paese e Gerico. Quelle andarono ed entrarono in casa di una prostituta di nome Rab e vi alloggiarono. Ciò fu riferito al re di Gerico e gli fu detto: ecco, alcuni uomini dei figli di Israele sono venuti qui per esplorare il paese. Allora il re di Gerico mandò a dire a Rab: fa uscire quegli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua, perché sono venuti a esplorare tutto il paese. Ma la donna prese quei due uomini, li nascose e disse: è vero, quegli uomini sono venuti in casa mia, ma io non sapevo di dove fossero. E quando si stava per chiudere la porta della città, all'imbrunire, quegli uomini sono usciti. Dove siano andati non so. Rincorreteli senza perdere tempo e li raggiungerete. Lei invece li aveva fatti salire sulla terrazza, li aveva nascosti sotto gli steli di lino che vi aveva ammucchiato. E la gente li rincorse per la via che porta ai guadi del Giordano. E dopo che i loro inseguitori furono usciti, la porta della città fu chiusa. Prima che le spie si addormentassero, Rab salì da loro sulla terrazza e disse a quegli uomini: io so che il Signore vi ha dato il paese, che il terrore del vostro nome ci ha invasi e che tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a voi, poiché noi abbiamo udito come il Signore asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi, quando usciste dall'Egitto, e quel che faceste ai due re amorei, di là dal Giordano, Sicon e Og, che votaste allo sterminio. Appena l'abbiamo udito, il nostro cuore è venuto meno e non è più rimasto coraggio in alcuno per causa vostra, poiché il Signore, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Vi prego dunque, giuratemi per il Signore, poiché vi ho trattati con bontà, che anche voi mi tratterete con bontà, me e la casa di mio padre, e datemi di questo un segno sicuro che salverete la vita a mio padre, a mia madre, ai miei fratelli, alle mie sorelle e a tutto quello che appartiene a loro e che ci preserverete dalla morte. Una storia conosciuta. Ma la mia domanda è: perché Gesù ha mandato due spie? Che bisogno aveva di mandare due spie visto che lui, 40 anni prima, era andato proprio a esaminare il paese e per 40 giorni avevano girato e guardato tutto questo popolo, il loro comportamento, avevano preso dei frutti. Conosceva molto bene quella strada, conosceva molto bene quelle mura. Ma c'è qualcosa che ci insegna la parola di Dio. Secoli prima, profetizzando, Dio ad Abramo gli dice: io Abramo ti darò un paese. Ti sto facendo una promessa, Abramo. Dio non aveva bisogno di esploratori. Molto prima che le mura forse venissero costruite, che queste città diventassero così, Dio le conosceva, aveva deciso di darle ad Abramo. E poi era rischioso mandare degli esploratori perché, proprio a causa di quei 12 che vanno a vedere al tempo di Mosè, quando tornano, creano incredulità dicendo: sì, il paese è bello, ma ci sono i giganti, ci sono le mura, non ce la possiamo fare. È proprio a causa di quell'evento che il popolo di Israele passerà poi 40 anni in Israele. Non era stato un bel ricordo queste spie. Ma qui il Signore ha da compiere una cosa diversa: non fare vedere il paese, non farlo esplorare, ma andare a salvare un'anima. C'è una persona in quella città che è vero che ha perso forza, ha sentito il terrore di Dio si è impadronito dei loro cuori. Immaginatevi, voi siete a casa e sentite: siamo protetti, c'è il Giordano. Fino a quando arriva uno che urla e dice: impressionante, incredibile, non è vero. Il loro Dio ha asciugato, ha fermato il Giordano e loro stanno passando. Sono già dalla nostra parte, questo fiume che era molto grande e non c'erano i mezzi da adesso.
Immaginate con le pecore, i buoi, i bambini, le donne, come si faceva a passare un fiume così? E tornano e danno questa notizia e tutti perdono forza, perché sanno che il Signore ha deciso. Hanno paura. Ma c'è questa donna che probabilmente ha un sentimento diverso nel cuore. E Dio non permette mai che il giusto muoia con l'empio. Datemi un segno sicuro. E certo, per la conoscenza che c'era, si mettono d'accordo, mettono questa cordicina. Ma Cristo un segno sicuro a noi ce l'ha dato. Parlando con quel re malvagio di Israele, dice, chiedimi un segno. Dice, no, io non chiederò niente a Dio. Allora sarà Dio stesso che ti darà un segno e sarà chiamato Emanuele. Dio ce l'ha dato un segno sicuro. A volte il terrore di quello che viviamo, di quello che sentiamo, di quello che ci circonda, a volte c'è anche del terrore di non riuscire a realizzare, di non riuscire a renderci. Può essere infranto, perché quel segno sicuro è stato dato. Vedete, gli esploratori non fanno come l'altra volta che vanno a vedere i frutti del paese. La Bibbia dice che arrivarono e andarono direttamente da lei. A volte noi non sappiamo il Signore come agisce, ma il Signore sente e vede le preghiere di una donna che era una prostituta. Quindi sul piano morale non possiamo dire che è stata salvata per meriti. Non possiamo dire che ha avuto una buona condotta, quindi doveva avere un riguardo personale. Eppure questa donna la troviamo in Ebrei 11, negli uomini di fede. Noi andiamo a leggere di Rab in Ebrei 11, insieme ad Abramo, a Mosè, a Giuseppe. La troviamo nella genealogia di Cristo in Matteo 1. Il Signore lo sapeva. C'era un cuore che gridava e Dio non avrebbe mai distrutto una città. Ferma tutto. C'è qualcuno che io devo andare a prendere. Dio non è indifferente al nostro grido. Dio non è sordo. Andiamo a prendere quello che Dio ci ha dato. E vedete, queste due spie non rimangono fermi. Stavano mettendo a repentaglio la loro vita, perché se li prendevano li uccidevano. Noi che a volte reputiamo di aver dato il cuore al Signore, siamo disposti a mettere tutto da parte, a lasciare tutto per andare a recuperare una prostituta in una terra straniera, in una terra dove se ci trovano ci uccidono. Quanto è profondo il sentimento di Dio? Lascia le 99. Per andare a cercare l'una e si usa di noi. La storia andando avanti dimostrerà come questa donna verrà salvata insieme alla sua famiglia e non solo, avrà una parte di Israele, di eredità in Israele e abiterà nel popolo di Dio. Ed è una degli antenati di Boaz che poi darà vita al nostro carissimo re Davide. Una donna fuori, una donna che non aveva speranza, ma che ottiene delle promesse gloriose, come noi che eravamo lontani, nemici della croce, ma possiamo ottenere delle ricchezze divine, delle ricchezze che il Signore ha messo a nostra disposizione. E allora se quest'oggi noi possiamo gridare a Dio, il Signore non è indifferente alle nostre preghiere, perché lei insieme agli altri era stato detto dovete distruggere tutto, perché la malvagità di Gerico è alta. Non prendete niente, perché se prendete qualcosa sarete maledetti voi stessi. Il Signore si ferma e dice aspetta un attimo, c'è qualcuno che io devo andare a tirare fuori. E manda noi, ha mandato due spie. Allora se Dio
non è distaccato da un cuore che sta piangendo dentro una città di distruzione. E non poteva dire niente a nessuno. Non poteva andare da qualcuno e dire: ah, sapete, io vorrei parlare con Israele perché il terrore di Dio mi ha preso, ma io so che il Signore può fare, può dire, io ci credo che questo Dio farà così, non voglio cercare delle scuse, lo vorrei affrontare, presentarmi, arrendermi. Dio ha ascoltato, ma noi ascoltiamo quando c'è un'anima che sta morendo ed è bisognosa? Lo riusciamo a capire? Perché a volte noi credenti parliamo, facciamo delle bellissime preghiere, passiamo ore di dibattito sulla parola di Dio che a volte sembra una gara chissà di più e chissà di meno, ma non riusciamo a sentire neanche un belare di una pecora perduta, che è l'unico motivo per cui Cristo è venuto sulla terra. Non è venuto a darti dei soldi, non è venuto a dirti diventi più bello, più brutto, più alto, è venuto perché tu avesti vita e vita esuberante, è venuto per lasciarti la pace, la gioia e per portarti con sé. Io vi sto preparando un luogo, questo. Badiamo bene a che cosa stiamo andando a conquistare e quali sono i nostri obiettivi. Perché questa è la volontà di Dio, fermare tutto per salvare una singola anima. E quello che è scritto serve d'esempio. Dio ascolta molto bene quello che tu gli stai dicendo. Dio guarda molto bene quello che tu stai facendo. Dio considera tutto della tua vita perché aspetta con gioia. Perché quando io mi sono convertito in cielo c'è stato festa. Dio ferma il cielo per fare festa perché un peccatore trova la salvezza. Quindi non ha motivo di dire: ma a me Dio non mi ascolta, Dio non mi risponde, ecco, vedi, Dio ce l'ha con me. No. Le mura sono cadute, queste spie sono entrate a casa di questa prostituta e sono usciti. Me lo spiegate che cosa sono andati a fare? Che sono andati a vedere del paese? Niente, sono andati a salvare un'anima perché Dio l'aveva vista. Signore, dacci il tuo stesso sentimento, perché ci sono delle anime che gridano e noi ne abbiamo bisogno. A volte parli con qualcuno e gli dici: perché stai cercando il battesimo di Spirito Santo? Ah, così sono più bello, dopo parlo anche in lingue. La scrittura mi insegna un'altra cosa: voi riceverete potenza se venite battezzati di Spirito Santo. Ma perché? Per essermi testimoni. Noi cristiani spesso stiamo perdendo l'obiettivo della nostra chiamata. Vediamo le mura, vediamo Gerico da conquistare, ma non sentiamo più il grido delle anime perdute. Signore, io ne ho bisogno, perché sono timido, perché ho un carattere chiuso, perché non ho la conoscenza, perché non ho la capacità, perché le mie parole sono deboli. E ho bisogno che tu entri e che tu tocchi. Ho bisogno che tu cresca e io diminuisca. E io mi avvio alla conclusione. Quelle mura sarebbero cadute lo stesso. Il popolo non ha fatto niente, ha obbedito, ha fatto tutto Dio. Ed ognuno è entrato davanti a sé a prendere la sua parte. Ma grazie a una persona che prega nella sua camera, nel suo cuore, nel suo intimo, è stata salvata un'altra famiglia. E grazie a una persona come Gesù è, che manda due uomini volontari, non ci sono neanche i nomi, ma il Signore li conosce bene e non solo li ha protetti nell'andare e nel venire, ma gli ha dato capacità. Non c'era Gesù, non potevano andare a dire: guarda, ci ha chiesto di fare un accordo. Hanno esercitato anche un discernimento non comune,
Perché ogni volta che succedeva qualcosa andavano da Mosè, dai capi, giustamente, era un popolo che era stato schiavo, aveva bisogno di conoscenza. Loro dicono, no, no, facciamo così, adesso ascoltaci. E guai, se anche in un solo punto non mantieni quello che noi ti abbiamo detto, noi siamo sciolti dal patto. Quindi sono due persone che ci insegnano come la preparazione. Nel momento dove si è da soli, possiamo farci usare da Dio. È un semplice passo, una semplice storia che fa diventare due normalissime persone degli eroi, perché nel cielo c'è stata festa, e fa diventare una prostituta, una discendente di Cristo, una donna scritta in Ebrei 11. Che onore! Vi piacerebbe che il vostro nome fosse scritto in quel capitolo della Bibbia? Per fede turarono le bocche dei leoni, passarono per il fuoco. Per fede Abramo offrì suo figlio, perché tanto pensava che Dio gliel'avrebbe ridato in un qualche modo. Un capitolo bello. Ci troviamo anche a Rab. Perché la preghiera del tuo cuore non è indifferente a Dio. E se stai cercando qualcosa, questo è il posto giusto. Non la casa, non la chiesa, ma il posto giusto è davanti alla parola di Dio. Perché lei che tocca, rompe, bussa, cambia e trasforma i cuori. Non ce la possiamo fare se questo libro della legge non produce in noi la benedizione, se lo Spirito Santo non apre la nostra mente e compunge i nostri cuori. Noi eravamo delle pecore smarrite, destinate alla distruzione. Se il Signore non avesse mandato la sua parola saremmo ancora così. Noi dovremmo avere una responsabilità, un amore molto più grande. Ma tutto è nato perché nel mio cuore era nato un desiderio di poter cambiare la mia vita. Signore, sono stanco, sono vuoto. E il Signore ha visto. E in un modo o nell'altro, con un passo diverso, tutti quanti che hanno reso la vita a Cristo sono stati toccati da questo libro che prende vita perché è tratto dalla parola di Cristo. Con cuore aperto, Signore, sono qui, ecco quello che ti voglio dire. Dentro la nostra mente, la nostra preghiera Dio la sente. Signore, tu stai venendo a distruggere la città. Non so che cosa fare, aiutami. Non ti preoccupare, Rab, neanche ti rispondo. Io mando. Quando noi non avevamo più speranza, non ti preoccupare. Io mando mio figlio, perché vi amo. Adesso a noi. Rimanere su questa terra per essere suoi testimoni, o rimanere sulla terra per godere le ricchezze del mondo che rimarranno qua. A noi rimanere in mezzo al gregge o dire, Signore, voglio essere perduto, perché con umiltà, se io sono perduto, tu puoi venirmi a prendere, mettermi sulle tue spalle e ti riporto indietro e prima ti cura. Prima ti cura. Questo fa il nostro Dio. E ora brevemente ringraziamo il Signore. E come si diceva in questi giorni, diamogli un'opportunità perché Lui se la merita. E sa come agire per ognuno di noi. Ringraziamo il Signore.